chi lavora la materia non può offrire un prodotto che sia soltanto frutto di un fenomeno estetico. E questo mi fa venire in mente la figura di Dedalo. Siccome qua ci siete molte persone di cultura, capisco bene che potrei anche dire delle fesserie, ma ne sarei onorato. Ci sono scrittori, architetti, artigiani, politici, il che non è gravissimo. Certo, non è manco una bella cosa, però ovviamente scherzo. Manesco non è soltanto l'uomo che tira ceffoni, pure. Ma la manesca ingegnosità, se convogliata nelle direzioni dell'arte, della creatività, del rispetto dell'ambiente, attenzione, questo è importantissimo per quanto riguarda Filippo, perché molte delle sue opere nascono da materiali dismessi, di riciclaggio. Filippo realizza molte delle sue opere, delle sue belle opere, con materiali che va a ricercare. Come? Ma da ricercare anche nella spazzatura, vicino ai cassonetti. Hai perfettamente ragione, vicino ai bidoni della spazzatura trovo un pezzo di ferro e magari spostandolo con i piedi poi ci tiro fuori la qualsiasi, in questo caso vedete delle opere così. E diciamo che l'arte del riciclaggio è dal mio punto di vista è fondamentale, anche perché anche un questa è una bellezza teutonica che però non ha ruota spazzatura. Avrebbe voluto in qualche modo costruirlo. Modellare. Say in English something about Filippo that you know, because last year he was here. We have some clients, they are French but they speak also English. What do you do? Just a little word. Filippo lives in Gioiosa Maria, and Filippo is a great artist of iron, and he makes art with this iron, and he painted, and you can see the heart of Gioiosa Maria. Thank you.